Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere come inserire il numero di pagina al nostro file Word. Quello che dobbiamo fare per prima cosa è andare nel menu e cliccare su Inserisci. Fatto ciò, nella categoria Intestazione piedi pagina selezioneremo Numero di pagina e poi ci mostrerà delle opzioni. Abbiamo in alto, in basso, nel margine, posizione corrente. Come vedete, vi mostro l'anteprima, se selezioniamo per esempio questo, si posizionerà in ogni pagina in automatico. Adesso vi mostrerò. Vedete, mette in automatico il numero di pagina. Pagina 3, 2, 1. Ecco, ciò avviene per tutte le opzioni che vi mostro qua. E l'unica cosa che cambia è appunto la posizione. Per quanto riguarda la posizione corrente, intende dove è situata la nostra barra che ci indica dove siamo situati per scrivere. Adesso rimuoviamo i numeri di pagina e vogliamo per esempio inserire il numero di pagina a questa altezza del nostro foglio. Facciamo numero di pagina, posizione corrente. Vedete, a questa altezza ha inserito il numero. Così dopo possiamo fare anche per gli altri fogli. Poi abbiamo come altra opzione formato pagina numeri. Questo tipo di opzione ci permette di cambiare l'ordine in cui vogliamo partire con il conteggio del numero di pagine oppure il formato. Per esempio, se non vogliamo più numeri, possiamo selezionare il formato numero e inseriamo o le lettere ABC in ordine alfabetico oppure i numeri romani. Ok. Adesso se rimuoviamo tutto e inseriamo questo qua, come vedete ci mostra la lettera A, B, C. Fatto ciò, vediamo invece l'altra opzione, includi il numero di capitolo, che in pratica, in base alle nostre scelte, abbiamo la possibilità di impostare un capitolo. Se per esempio, il nostro è un libro, possiamo dividere le pagine in 1A, 2A, 3A e poi passare al capitolo successivo che di nuovo parte da 1, quindi 1B, 2B, 3C. Diciamo, non serve per cose particolari, diciamo, se volete, diciamo, rendere le cose più ordinate, potete anche scegliere includi un numero di capitolo. Poi abbiamo numerazione pagina, ci permette di partire da un numero a nostra scelta. Se per esempio vogliamo che il primo foglio vogliamo che non sia 1 e vogliamo che parte da già 5, per esempio abbiamo già stampato dei fogli e non vogliamo che Word ci parti nuovamente da 1, vogliamo che ci parta da 5, basta che facciamo comincia da e inseriamo in questo caso, dato che ho impostato le lettere, esce la lettera, ma è la stessa cosa, facciamo A, B, C, D, E, come vedete parte da E, F, G, eccetera, eccetera. Come vedete è molto semplice e abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro numero di pagina. Detto questo, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande varie, non esitate a contattarmi qui nei commenti oppure nel mio forum. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!